È stata presentata presso il Circolo Cittadino di Lecce l'iniziativa enogastronomica L'aperitivo primitivo da gustare. Tre giorni a partire da venerdì 30 aprile a domenica 2 maggio, dalle 10 alle 14 e dalle 17 alle 22. L'evento è promosso da un gruppo di 10 aziende che producono eccellenze pugliesi, patrocinate dall'azienda di promozione turistica, da Confesercenti, Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltura. Un'occasione importante per promuovere i prodotti tipici della nostra terra, cercando di spingerli al di fuori dei confini della regione. Un format, secondo gli organizzatori, che mira non solo a far conoscere questi prodotti a chi abitualmente frequenta i luoghi della ristorazione, ma soprattutto a far conoscere il gusto di queste eccellenze secondo la modalità slow food, sconosciuta ai giovani, sedotti invece da modelli di consumo diametralmente opposti. Ai microfoni di Salento Web TV, l'assessore regionale alle risorse agroalimentari, Dario Stefano, e Francesco Pacella, assessore al turismo della provincia di Lecce. Ci sono una serie di iniziative, di attività su cui stiamo lavorando come progettazione per incrementare le opportunità che il nostro prodotto Salento possa essere sempre più conosciuto. E non soltanto nella presentazione dei prodotti, ma cercando appunto di avere dei rapporti, instaurare dei rapporti anche con la grande distribuzione. E tempo fa, per esempio, abbiamo fatto un'iniziativa promozionale per spingere e far conoscere la nostra patata Siglinda, la nostra patata novella, la cosiddetta galatina, perché ha notevoli valori organolettici, è ricca di ferro e di magnesio, e quindi praticamente abbiamo pensato di far conoscere questo prodotto, perché non tutti i salentini nemmeno conoscono questo prodotto, e quindi con attività di promozione anche televisiva, una trasmissione televisiva di cucina, così come praticamente questi nostri amici, queste aziende del Salento che si sono uniti in un'ATI proprio per promuovere le loro tipicità, ma in modo particolare con queste iniziative vogliono cercare di far conoscere sempre di più la salubrità dei loro prodotti, e quindi ecco, sono iniziative queste che tendono appunto a dare opportunità maggiori per far conoscere appunto la nostra salentinità. Il nostro compito continua, dobbiamo continuare a valorizzare i nostri patrimoni, le nostre aziende, i nostri territori. E questa iniziativa di oggi è un'iniziativa che guarda al consolidamento di questa identità territoriale dei nostri prodotti come punto di ricchezza. Ma certamente il mangiarsano è importante, abbiamo la necessità di recuperare una cultura del gusto in termini certamente di enogastronomia, ma in termini anche di prospettive di sicurezza alimentare. Noi abbiamo la possibilità di farlo più di altri, potendo contare su un paniere di prodotti straordinariamente variegato e di qualità, sui quali peraltro tanti paesi tentano di scimmiottare la nostra esperienza, e quindi abbiamo qualche buona ragione in più per poterlo fare di più e meglio di altri.